Mister, giornata andata si è conclusa anzi tempo per la Nocerina a causa maltempo. Ci può fare un bilancio di queste sue prime esperienze rossonere? Sicuramente è stata un'esperienza non come ce l'aspettavamo, anche io non mi aspettavo questi risultati, non se li aspettava nessuno perché insomma, le premesse erano altre, però lavoriamo nel prossimo anno che praticamente tra meno di 20 giorni per cercare di cambiare la rotta di questa squadra, ognuno ci deve mettere quello che può per quelle che sono le proprie competenze e cercare di dare una classifica dignitosa ad una squadra che in questo momento ha avuto qualche difficoltà. Nell'ultima partita casalinga lei ha provato uno schema diverso dal solito, cioè una difesa a 3 o il centrocampo a 4, sarà questa la soluzione per il giro di ritorno? No, è un'alternativa in base anche ai giocatori che abbiamo, alla condizione fisica, alla squadra che andiamo ad incontrare. Non c'è un modulo vincente per quello che mi riguarda e per quello che posso capire e sapere, ma c'è una messa a fuoco con giocatori che in quel momento ti possono dare quello che hanno a disposizione. Per il resto cerchiamo sempre ogni settimana di far combaciare tutte le cose per mettere al meglio una squadra in campo nella speranza di raggiungere il risultato più aspettato da tutti. Periodo della pausa natalizia nel calcio significa soprattutto calciomercato. Si fanno parecchi nomi in città, io non le voglio chiedere questo, ma lei ha dato indicazioni di ruolo o ha fatto proprio dei nomi alla società per i rinforzi invernali? No, beh, diciamo che c'è una collaborazione stretta ogni giorno, sia con il direttore che con la presidenza, perché la squadra, la società è impostata in questa maniera e quindi c'è una collaborazione a 360 gradi. È chiaro che bisogna fare anche i conti con giocatori che sono disponibili a venire in questa categoria e soprattutto che abbiano la voglia di starci, perché altrimenti in condizioni diverse preferisco avere qualcuno con meno qualità tecniche ma che abbia voglia di fare qualcosa di importante in questa squadra, altrimenti preferisco andare avanti con quelli che ho. Qual è il programma di allenamenti della Nocerina in questo periodo? Ci sarà un richiamo della preparazione? Hai in mente qualche cosa in particolare? No, beh, in questi giorni, prima del sciogliete le righe, abbiamo fatto dei lavori di un certo tipo, abbiamo fatto i lavori di corsa, dei lavori di forza, come fanno del resto tutte le squadre, tenendo conto del lavoro precedente, del campo che abbiamo a disposizione e soprattutto nel tener conto della partita che dovremo recuperare da qui al 6 gennaio, che si presume sia la data più plausibile per il recupero contro la Giacomense. Quindi anche in funzione di questo abbiamo fatto un lavoro mirato nella speranza che porti i risultati da noi aspettati. Qui al 6 gennaio per la partita con la Giacomense, a parte gli squalificati, presume di poter avere tutta la rosa a disposizione, nuovi compresi. Spero di sì, però chiaramente c'è da fare delle valutazioni prima di metterli in campo, perché vengono non so in quale condizione, quindi mi sembra giusto e doveroso insieme al mio staff tenere presente anche delle condizioni personali di questi giocatori prima di buttarli nella mischia e magari rischiare di tenerli fermi poi per altri mesi successivi, e credo che non sia un discorso da persona responsabile. Prima facciamo delle valutazioni in merito e poi ci rendiamo conto se sono in grado di poter affrontare un campionato o delle partite in base a quelle che poi dovranno disputare, ecco, tutto qua. Periodo natalizio, periodo di auguri, vuoi fare gli auguri ai tifosi della Nocerina? Io le porgo quelli di forzanocerina.it e Nocerina Chan. Sì, la ringrazio per gli auguri, ricambio e auguro a tutti i tifosi della Nocerina innanzitutto di starci vicino, anche se mi rendo conto che non è semplice perché si aspettavano ben altro, però spero che almeno in questo di essere, come dire, tenuto un po' più in considerazione della buona fede che ci stiamo e soprattutto della volontà che ci stiamo mettendo per cercare di cambiare i risultati di questa squadra. Poi il gioco e la persona può e non può piacere, ma sul fatto che ci stiamo mettendo il massimo dell'impegno, quello credo che
merito di essere creduto, perché ci stiamo dando da fare giorno per giorno, e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti, e quando dico tutti intendo tutti, tifosi, società e tutti quelli che ci stanno vicino.